Allora, i nostri tre professori. Ma dobbiamo aspettare ancora altri. No, io comincio. Sì. Così. Allora sì, insomma, buongiorno a tutti. Ecco, ogni anno no, c'è questo rito, il caso di dire, proprio della giornata dedicata all'Erasmus, organizzata appunto da Patrizia e da Barbara, devo dire, sempre in modo straordinario. Quindi grazie di questo. È una giornata particolare perché facciamo il punto della situazione anche, no? Su come procede questo programma straordinario che è nato, come sapete, appunto quando è nata l'Unione Europea. La prima cosa alla quale hanno pensato è proprio a questo programma appunto Erasmus, per unire soprattutto i giovani, anche i docenti, perché insomma, partecipano a questi incontri, a questi scambi culturali anche tanti docenti, ma è soprattutto per voi. Cioè, si chiama proprio, no, si usa il termine generazione Erasmus per dire che avete delle opportunità che noi, per esempio, ex tanti anni fa studenti dell'Accademia non abbiamo avuto. Voi avete la possibilità di confrontarvi con chi fa lo stesso vostro, fa gli stessi vostri studi, però in altri paesi, quindi confrontarvi anche con metodologie diverse. Modi diversi di affrontare le problematiche, ecco, nel nostro caso, che riguardano proprio le arti contemporanee, le arti appunto dello spettacolo, della moda, no? Abbiamo tantissimi corsi e devo dire che l'Accademia di Belle Arti dell'Aquila in particolare è molto, molto, come dire, oramai ha raggiunto una professionalità veramente notevole in questo tipo di scambi appunto culturali. E quindi il messaggio è: approfittate di questa opportunità, cercate effettivamente di organizzare in maniera produttiva questi vostri viaggi, cioè non devono essere motivo solo di come dire, di incontro con altri studenti, diciamo, usiamo questo termine un po' di vacanza, ma devono essere proprio un motivo di conoscere appunto, come vi dicevo, altre realtà. Mi ricordo, ecco, tante storie anche passate che riguardano in particolare, ecco, i ragazzi del restauro che sono andati per esempio a Malta, per dire, e poi si sono letteralmente trasferiti, no, in questo paese, e hanno conosciuto, no, proprio, no, altre persone, ma la loro professionalità poi l'hanno come dire trasferita, no, in questi altri paesi, e quindi dovete essere aperti anche, no, a queste ulteriori possibilità. Quando si parla di Europa Unita significa esattamente questo. Noi siamo sì indubbiamente delle nazioni singole, ma siamo anche l'Europa che in qualche modo si rapporta al resto del mondo in maniera appunto unitaria. È un dato culturale e politico, è il caso di dire, molto molto importante. Quindi veramente ecco, approfittare di queste possibilità io penso che sia importantissimo. Quindi insomma, auguri a questo nuovo, diciamo così, anno dell'Erasmus, e grazie per l'organizzazione a Patrizia e a Barbara, insomma, veramente grazie. Io mi aggancio un attimo al discorso che ha fatto il direttore per dire due cose, altrimenti poi le dimentico. Questa cosa di Erasmus sta evolvendo talmente bene, oserei dire, che si sta realizzando. Ci spiegavano all'ultimo corso di aggiornamento che ho seguito recentemente, si sta pensando appunto di realizzare dei joint degree, cioè lo studente può effettivamente condurre la propria carriera accademica in parte in una istituzione che è quella di appartenenza e in parte presso un'istituzione estera, e quella carriera viene considerata come se fosse stata qui, cioè il diploma o la laurea è come se venisse rilasciata da due
università contemporaneamente. Cioè, mentre adesso accade che lo studente va fuori, fa un percorso, poi noi lo riconosciamo, ma riconoscendolo è come se lo inglobassimo nel nostro percorso, lo consideriamo equivalente. Adesso invece ci si sta muovendo nel senso che si rilascia un diploma congiunto, cioè da più università, due, anche tre addirittura. E quanto all'esperienza che rappresentava il direttore di studenti che diciamo trovano all'estero una loro dimensione anche lavorativa, mi è tornato in mente il caso di uno studente che è partito diversi anni fa e che aveva seri problemi di salute, lo posso dire, era pluritrapiantato, tanto non faccio il nome, quindi quando è partito anche noi che lo abbiamo mandato via avevamo un certo senso di ansia. Sì, ricordo. E lui è andato in una istituzione spagnola, faceva il corso di decorazione, lì ha trovato una particolare dimensione perché gli interessava la decorazione del vetro. E ha trovato questa dimensione, è rimasto lì ed è diventato, non so come si chiami, un decoratore di vetrate. Ecco, era un altro esempio che mi veniva in mente. Adesso però la parola alla professoressa Drudi, che è la coordinatrice istituzionale Erasmus, cioè la delegata, la docente delegata dal direttore per le attività Erasmus. Buongiorno, sì, io mi occupo diciamo proprio della parte culturale e didattica, mentre la dottoressa Di Marco si occupa della parte amministrativa. Come già hanno ricordato, il nostro ufficio Erasmus, chiamiamolo così, funziona molto bene, perché anche noi docenti, come può testimoniare anche il direttore, che abbiamo girato diverse accademie, abbiamo insegnato in diverse accademie, possiamo dire che l'ufficio Erasmus dell'Aquila funziona in una maniera quasi unica, rara insomma, forse perché noi siamo un'accademia più piccola, forse perché l'impegno è un impegno ormai pluriennale, abbiamo anche una certa continuità tra le persone che si occupano appunto, in primis la nostra dottoressa Di Marco che ormai è espertissima, e quindi possiamo insomma portarlo come motivo di orgoglio all'interno della nostra accademia. Il mio discorso è un invito, soprattutto è un invito a partecipare, a partire, a muovervi, perché insomma dico anche delle ovvietà, muoversi apre la mente, fa conoscere altre realtà, ci mette in contatto con persone, dico ci perché appunto come ricordavano anche loro, l'Erasmus vale per voi studenti ma vale anche per noi docenti, quindi ci mette in contatto con delle realtà diverse, ci fa conoscere con più profondità l'Europa, perché oggi noi possiamo dire vabbè, però oggi viaggiare è facile, no? Gli aerei costano poco, insomma adesso sono un po' saliti, però diciamo che rispetto alle generazioni passate, alla nostra insomma, era molto più complicato muoversi. Oggi grazie appunto all'Europa, all'apertura delle frontiere eccetera, ci si muove con maggiore facilità, però ci si muove in un modo più superficiale, mentre andare con Erasmus significa entrare nella realtà vera di quel paese, entrare nelle abitudini di chi vive lì, condividere appunto magari condividere la stanza con altri studenti di diverse nazionalità, anche non solo, magari si va in Spagna e magari si trova, che ne so, il ragazzo francese o bulgaro o rumeno, cioè c'è questa appunto possibilità di esplorare mentalità differenti, perché sì, siamo l'Europa, però abbiamo tante tradizioni, tante declinazioni di una tradizione che ci accomuna. Quindi io vi invito, il mio è un invito appunto soprattutto a partire, vi invito poi per... Intanto oggi facciamo questa giornata in cui prima parliamo noi, però poi siamo apertissimi alle vostre domande e anche alle vostre esperienze, perché abbiamo qui tre professori che sono stati molto di recente in Spagna, a Valencia, e che ci racconteranno la loro esperienza diretta. E io vi posso anche dire le mie di esperienze, io insomma ho girato abbastanza con Erasmus, sono stata in Francia, ad Annecy, diciamo la Francia è un paese che ci crea un po' qualche problemino per le partnership, però abbiamo trovato questa istituzione che è
nel sud della Francia, molto vicino alla Svizzera, a Ginevra, ed è un'accademia con la quale stiamo lavorando. Abbiamo fatto già un progetto nel 2022, un nostro studente che ha partecipato a questo progetto poi è andato lì a fare l'Erasmus per un anno, ormai praticamente si è trasferito lì, tanto si è trovato bene, perché l'Erasmus fa anche scoccare l'amore, perché questo nostro studente si è innamorato di una ragazza francese che stava anzi, e quindi diciamo, ecco, le esperienze sono le più variegate. E abbiamo poi realizzato anche un progetto quest'anno che si è concretizzato in un lavoro che alcuni studenti hanno fatto con la professoressa Bella Antoni a Performative a settembre scorso. E quindi ecco, abbiamo intenzione di continuare ancora questo lavoro insieme. Quindi si possono aprire delle opportunità che non sono solo e strettamente legate all'Erasmus, ma che danno vita anche ad ulteriori progetti. Quindi è un continuo scambio, diciamo, un continuo rimbalzo tra le possibilità. Io sono stata in Grecia, sono stata in Spagna, quindi diciamo ho potuto... In Turchia, siamo andati a Istanbul, una città meravigliosa, un po' complicata, nel senso che è immensa, per cui diciamo che soprattutto magari per chi viene da una città piccola come L'Aquila bisogna ponderare bene, strutturare bene, però è una città meravigliosa, meravigliosa, piena di meraviglie archeologiche, veramente, cioè una cisterna romana che neanche a Roma si vede, essendo io romana lo posso testimoniare. E quindi sì, io vi invito, stimolo tutti a muoversi, partire, poi avremo anche il racconto, se vorranno dirci qualcosa, delle nostre studentesse Erasmus Incoming, che vengono appunto da diversi paesi europei, anche dalla Slovenia, abbiamo due ragazze da Lubiana, e quindi ecco, ci sono tante realtà differenti, anche perché poi noi magari siamo un po' portati a pensare, non so, vabbè, l'Italia, la Spagna, la Francia, l'Inghilterra, cioè siamo noi, invece ci sono moltissime, la Polonia, la Romania, l'Ungheria, cioè tanti paesi anche dell'est, appunto la Turchia, la Grecia. La Turchia non è un'Unione Europea, è vero, però diciamo abbiamo una... è annessa al programma, quindi è annessa al programma e quindi rientra, forse perché è un paese della NATO, quindi per cui insomma diciamo ci sono anche tante realtà un pochino meno note che è interessantissimo poter esplorare, andare, partire, anche perché molti di questi paesi che hanno, diciamo, che poi si sono sviluppati anche dopo la caduta del muro di Berlino, sono paesi che hanno una grande energia, voglia di fare, e quindi possono essere interessanti anche da esplorare. Mi fermo qui, non vi voglio rompere scatole troppo, passo la parola alla dottoressa Di Marco che vi dirà delle cose un po' più specifiche proprio poi sulle modalità dell'iscrizione, i tempi, i modi, eccetera. E poi se vogliono intervenire chi è venuto a voglio tutti gli anni ho idea di concepire questa giornata come una giornata interattiva, cioè non mi piace che noi siamo qui a parlarvi e voi ad assorbire nozioni. Certo, vi diamo dei dettagli tecnici, un po' di informazioni generali sulle azioni del programma, dopodiché voi, se avete bisogno, volontà, appunto potete interrompere, fare delle domande, poi alla fine ci sarà anche un question time, cioè un lasso di tempo dedicato alle domande. Volevo solo aggiungere due cose a quello che ha detto la professoressa Drudi, perché mi vengono delle ispirazioni ogni tanto. Andare all'estero e anche approfondire le proprie competenze linguistiche, perché ovviamente quando si va lì si apprende la lingua del luogo, si approfondiscono le conoscenze e solitamente si ritorna con delle proprietà linguistiche decisamente sufficienti. Quindi diciamo c'è anche questo che non va trascurato. E poi mi veniva in mente invece una cosa molto più così amena,
che è l'interscambio di culture anche culinarie, perché sovente accade che sento dire in Italia, così come anche all'estero, soprattutto in questi corsi di aggiornamento, che organizzano la serata internazionale gli studenti, per cui tutti gli studenti stranieri che sono ospiti di un determinato accademia, di una determinata università, si riuniscono e fanno la serata internazionale, la cucina internazionale, per cui ciascuno studente cucina un piatto caratteristico della propria terra, della propria nazione, e diventa veramente un motivo anche di condivisione che è un po', come dire, ecco, più ameno. Erasmus è andare fuori per studiare o per fare un'attività di tirocinio, perché altrimenti non vi viene validata la borsa, ma è anche tante altre cose, come spiegava la professoressa Drudi. Per quanto riguarda le informazioni sull'Erasmus, io adesso non so se darvi direttamente dei dettagli tecnici o se far parlare prima, forse converrà far parlare. Facciamo parlare forse i professori. Prima loro di Aquilanus. Sì, sì. Allora, vi presentiamo intanto l'associazione Aquilasmus, che si identifica nella sezione locale del NET ESN. ESN è l'acronimo di Erasmus Student Network, giusto? E si tratta di una rete, un net appunto, che coinvolge tutti i paesi europei, nel senso che ovunque voi andiate trovate una rappresentanza di ESN. Noi abbiamo quella locale, ESN L'Aquila, Aquilasmus denominata, che vi spiegheranno loro cosa fanno, ma in linea di massima è un'associazione di volontari che offre ausilio agli studenti sia incoming che outgoing per districarsi in una serie di procedure o di attività. Prego. Ok, allora parliamo della situazione. Cos'è ESN effettivamente? Come ha spiegato la professoressa Di Marco, grazie mille per averci presentato in questo modo, è un network di studenti internazionali, volontari principalmente, studenti molto spesso, ma anche lavoratori, che fa della sua missione principale il promuovere il progetto Erasmus, aiutare gli studenti che arrivano qua all'Aquila ad ambientarsi, o in molti casi dove a casa, aiutare con i documenti, in generale aiutare lo studente Erasmus a sentire meno quel gap culturale che si crea normalmente quando si va in Erasmus, che è all'inizio del sempre. E numero due, promuovere il progetto Erasmus, soprattutto incentivare le persone all'esterno, quindi alle università, alle istituzioni, a poter svolgere questi viaggi che sono iperformativi. Non penso di poter aggiungere qualcosa di più riguardo all'Erasmus, per quanto già hanno detto dalle due professoresse, perché sono state abbastanza spiegative in questo senso. Quindi, cosa facciamo in questo specifico caso? Ovviamente partecipiamo a questi eventi di sponsorizzazione Erasmus, molto spesso vogliamo portare anche le nostre esperienze, perché una buona parte dei nostri volontari è dentro SN, perché ha fatto anche essa stessa l'Erasmus fuori e si è ritrovata innamorata, si è ritrovata coinvolta in questo progetto, e quando torna molto spesso sente che qualcosa è cambiato in sé, quindi ha bisogno di mettersi alla prova e in generale di fare lo stesso, continuare a vivere un Erasmus in questo senso. Appunto, per il caso volevo far parlare, non so se vuoi parlare, Martina o Alirio. Ci sono altri due volontari a Erasmus che hanno anche loro fatto l'Erasmus. Io nel mio caso non posso parlare perché dovevo fare l'Erasmus a Liegi, ma era marzo del 2020. Piena pandemia, quindi non sono potuto partire, non aggiungo altro infatti. Dovevo fare Erasmus, ma non posso. Ma infatti volevo parlare ai due volontari, chiunque voglia parlare dei due, insomma. Mi sembra di riconoscere Attilio, un veterano dell'associazione. Dinosauro quasi. Però anche l'altra ragazza, sì. Volevo far parlare uno di loro, tutti e due, nel caso della loro esperienza, sia come Erasmus che nel post Erasmus, insomma, perciò... Prima di tutto, Attilio, io vorrei sapere che fine ha fatto la mascotte. La domanda possiamo iniziare a calcolare, non la portano in giro, ci tengono particolarmente al momento. Cioè, si sta preparando per il periodo.
La sua sta vicina, è preoccupata un attimino, quindi sta cercando di scappare. Ma quindi qui nessuno ha fatto l'Erasmus, tranne i ragazzi che sono ingoing? Nessuno? C'è qualche outgoing? Io ho invitato anche gli outgoing, ma evidentemente non sono venuti. C'è qualche studente che ha fatto Erasmus in uscita? Non mi sembra di vedere. O dovrebbe sta per c'è fare. Lei che sta per partire. Ah, ok. Era per capire che fosse andato. Ci sono allora, i docenti che hanno fatto Erasmus. Sì. Adesso faremo parlare anche loro, infatti. Allora, vi parlo un po' della mia esperienza. Allora, innanzitutto per me è stato un sogno andare in Erasmus. Io ero innamorata della Spagna da quando ero bambina. Non credevo, quando è arrivato il momento, non credevo che sarebbe mai arrivato quel momento in cui avrei vissuto fuori. Ho saputo di questo progetto da ragazzi dell'università. Spesso accade che alcune persone si iscrivano all'Erasmus, poi per alcuni timori non vadano, tipo, non lo so, la borsa di studio, vivere in un altro paese da soli. E, per esempio, le persone che me ne avevano parlato non sono più andate, per paura di non fare gli esami. In realtà anche a me era stato detto di non andare perché era il periodo Covid, sono andata 2021, nell'anno 2020-2021. In realtà poi è stato bellissimo, addirittura la mia famiglia che mi diceva di non andare ha preso il Covid stando in Italia, mentre io che sono andata là in Spagna non l'ho preso. È stata una delle esperienze più belle della mia vita, ma questo lo diranno tutte le persone che sono andate in Erasmus. È proprio una cosa che cambia il tuo modo di vedere tutto, il modo di viaggiare, il modo, per esempio io ero una persona che ci metteva un sacco di tempo a prepararsi, a fare le valigie, a... sono molto migliorata dopo l'Erasmus, loro sono pensano che comunque sono ancora in una situazione, però in realtà sono diventata velocissima, sono, non lo so, ho iniziato a fare cose che prima non pensavo possibili, perché è proprio l'ambiente che è stimolante, che ti porta a vivere proprio alla leggera, a metterti alla prova, a fare cose che non avresti mai pensato. Ho imparato molto meglio lo spagnolo. Che cos'altro? Non so che cos'altro dire. Sono tornata tutte le persone, sì, sono andata all'università chiaramente, anche se era un periodo un po' ad America. Anche se era un periodo un po' con la mascherina, le cose online, non era proprio il massimo, però comunque sono felicissima di essere andata e non essere stata in Italia, anche con il Covid, anche se era più limitato, eccetera. Di solito la maggior parte delle persone che va in Erasmus, quando ritorna, come ha detto prima Agos, entra in una sorta di depressione dall'Erasmus, c'è proprio questa mancanza di... Sì, si chiama depressione post-Erasmus. Esatto. È proprio codificata. Esatto. Ah, proprio così. C'è proprio una... Questa mi mancava, la depressione nasale, c'è una cosa proprio depressione post-Erasmus. La depressione post-Erasmus mi mancava proprio. In realtà gli esami si fanno tutti se lo si vuole. È come vivere in Italia. Se non vuoi studiare in Italia non lo fai, se non vuoi studiare in Spagna non lo fai. Sembra di capire che la depressione c'è perché vi siete divertiti, cioè state proprio... Ma no, ti diverti anche studiando, vedi proprio un altro sistema scolastico, cioè proprio io anche quando sono tornata dalla Spagna stavo veramente male, mi mancava proprio quella sensazione di libertà, di essere persi nel mondo, e poi ho conosciuto Esten, che è un'associazione che esisteva anche ad Almeria, che mi ha aiutata e io volevo fare per gli Erasmus quello che è stato fatto per me. Che cos'altro? È una cosa spesso che accade che può succedere anche che si stia male in Erasmus, cioè è una delle cose... Il primo mese sia un po' critico, sì, solitamente. Questa cosa non se ne parla spesso, però in realtà c'è proprio una curva, diciamo, di umore in Erasmus che praticamente consiste nel avere un'app appena si arriva perché sto fuori, vivo da solo, eccetera. E poi un decadimento proprio dell'umore perché si sta lontano dalla famiglia, dalle proprie abitudini, da... E un momento, è questo che fa crescere. Esatto, è questo che fa crescere. Si supera. Si supera, in realtà fa ti responsabilizza molto, ti rende indipendente e ti fa accettare anche il fatto che noi a volte non sappiamo stare con le nostre emozioni. Fuggiamo sempre dalle emozioni, anche andare in un altro paese, vivere fuori è un modo di fuggire, però in realtà quando si sta in Erasmus ritorna tutto, cioè tutti i nostri sentimenti negativi da quali fuggiamo ritornano, ed è anche positivo stare con i propri sentimenti e accettare che c'è un momento di down, che non capita a tutti, capita spesso,
Però anche questo è parte. Io direi che l'Erasmus, così come gli esami, l'università, sono una metafora della vita, no? Che è fatta di difficoltà da affrontare, che è fatta di staccarsi, soprattutto alla vostra età, dalla famiglia, da, diciamo, da un certo contesto, ma è quello che ti fa crescere. Esatto. E non a caso lo slogan di Erasmus è Changing Lives, Opening Minds, cioè ti cambia la vita e ti apre la mente, che mi sembra veramente un risultato ragguardevole, anche se costa qualcosa a volte. Di solito il primo mese è un mese impattante, perché si vive l'essere sradicati dalla famiglia, dal proprio contesto, doversi adattare in un contesto nuovo, la lingua che non si conosce, capire come funziona l'università ospitante, ma è quello che ti fa crescere. Sì, sì, anche banalmente non conoscere nessuno quando si arriva e mettersi alla prova conoscendo nuove persone, quindi capire, insomma, le persone che ti stanno attorno, cosa ti piace, con chi ti piace stare. Secondo me questo fatto anche della depressione all'inizio, secondo me è dato anche dal fatto che non conosci nessuno all'inizio. Esatto. E quindi per questo poi col tempo man mano ci si fanno anche delle amicizie là, in Spagna o in qualunque posto dove vai a studiare, si fanno anche delle amici e man mano si ritorna felice, si ambienta anche il fatto che all'inizio magari non sai bene come muoverti, non ti sei ancora ambientato, invece poi man mano ci si abitua e ci si fanno anche delle nuove amicizie, perché anche il fatto di abbandonare non solo la famiglia ma anche le amicizie è una cosa che all'inizio può essere un po' triste. Un'altra scommessa molto ben riuscita di qualche anno fa, abbiamo mandato uno studente in Erasmus sempre in Spagna, si chiamava Andrea, che viene quasi tutti gli anni a riportare la propria testimonianza nonostante sia passato tanto tempo. Un ragazzo timidissimo, lui mi diceva: ma io vorrei andare ma ho paura, perché io faccio il contadino, aiuto mio padre in campagna, non sono mai uscito dal mio contesto, ho veramente paura, però mi voglio mettere in gioco. Abbiamo fatto questa scommessa e lo abbiamo mandato via, anche lì con un po' di preoccupazione. Questo ragazzo è tornato, è voluto restare, era partito per 6 mesi, è voluto restare l'intero anno, è tornato con dei voti altissimi. Ma è tornato totalmente cambiato, cioè io stentavo a credere che si trattasse della stessa persona. E veramente, cioè io mi commuovo ancora quando penso ad Andrea, perché è stata veramente una scommessa vinta bellissima, non tanto per noi, anche per noi, ma per lui soprattutto. Mi collego un pochino alle parole della Dimasco, in realtà in generale anche Martina, come avete visto, è migliorata nel ritardo, infatti siamo arrivati puntualissimi qua, 20 minuti dopo di voi, e quindi... deve andare breve come smenti prima facevo un'ora quanti di voi attualmente stanno vivendo fuori casa o in questo periodo fuori casa proprio fuori città? Ok, ma fuori città nel senso, scusa, fuori dalla tua città per un periodo, va benissimo. Ok, quanti pensano che viaggiare possa essere un arricchimento da questo punto di vista? Quanti a livello invece, se parliamo formativo, possono pensare di fare un brainstorming, studiare tecniche diverse, possa essere un arricchimento, una miglioria, oppure rimanere sul proprio? Ok, abbiamo, quindi quanti pensano sia una miglioria? Ok, l'abbiamo. E di conseguenza quanti pensano che una sfida possa portarti, una volta superata comunque sia, o con un periodo brutto, ad accrescerti interiormente? Sì. Ok, siamo tutti abbastanza d'accordo. Questo in realtà è molto alto da quello che potete andare a vivere. È più o meno l'Erasmus, cioè è un riuscire ad andare fuori casa, fuori dalla tua comfort zone. Io l'ho fatto una vita fa, quindi torno con uno di quelli che torna ogni tanto a ritrovarsi. A volte ritornano, tu spesso ritorni. Spesso ritorno, come lui abbiamo detto, Agos nel 2020 sotto Covid, io praticamente ai tempi della mia guerra mondiale, quindi siamo tutti un pochino così. Però se ancora me ne parlo è perché vale la pena continuare a raccontarlo, secondo me, come esperienza. E non tanto della mia, è il fatto come possiate voi vivere quel periodo. Fare l'Erasmus è una cosa che ti accresce sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista in realtà di vita, come diceva Martina, essere fuori non è solo un sogno magari perché voleva venire la Spagna fin da sempre, voleva viverla, l'ha vissuta, ma è anche un accrescimento, è una sfida personale su cui poi hai affrontato lo stare fuori, cosa che voi state vivendo immagino già un pochino, non stato più nella tua origine magari, studiando fuori zona. Figuratevi andando in una zona completamente diversa in cui magari la lingua è un'altra. La sapete, non la sapete, avete una base probabilmente di quella lingua, ma
concetto diverso, le espressioni sono diverse. Immaginiamo i dialetti, immaginiamoci invece andare in un altro posto. Il cibo è diverso. Non solo la lingua, ma anche le idee, la mentalità, la cultura. E a quel punto pensate anche all'accrescimento che potete fare sul piano formativo da questo punto di vista. Sul piano personale è una sfida quotidiana. Voglio vedere ogni giorno cosa posso fare per migliorarmi. Voglio vivermi l'esperienza al massimo. Quindi non do il 100% quotidianamente, cerco di darmi il 200%, il 300%. Ok, non ci arrivo, le ore sono quelle, sono 24. Ma niente, posso rinunciare a qualcosa in questo periodo e mi dedico di più. Non solo per vivermi la giornata, perché vale la pena, per vivermi la scuola, per imparare nuove tecniche, nuove maniere di pensare, nuove maniere di fare formazione alle persone, per poi riportarle. Quando può essere importante questa cosa, immagino adesso siamo in accademia, quindi ne approfitto nel latte, perché secondo me è la base, cioè riuscire a prendere le varie modalità, le varie tecniche, e riuscire poi quindi a renderle proprie, a trasformarle, non è quindi una completezza dal punto di vista solo costruttivo, ma anche personale. E riuscire poi a creare un proprio mondo che sia interculturale nella parte formativa, nella parte lavorativa e nella parte quotidiana. Questo è l'Erasmus, è un buon pacchetto. L'università, l'accademia vi danno un incipit, uno slancio per provarci, vi danno una prima base, vi danno la voglia di rischiare, a voi sta poi effettivamente il tentativo. Poi a quel punto, una volta tornati, cosa fate? Lo tenete per sé? Cioè è bellissimo aver imparato tanto, no? Ma nella vita, ma anche lavorativamente, poi che fai, il lavoro è tuo. Sì, ok, è un accrescimento, io ci tengo, è il mio sogno, voglio farlo, ma io voglio darlo agli altri. Voglio riuscire a imparare, voglio riuscire a quindi passare quello che ho preso io in un anno agli altri. Possiamo farlo così, come noi volontari che siamo qui quotidianamente a raccontarvi la nostra storia. Posso farlo sul lavoro di tutti i giorni. Posso farlo paradossalmente passando gli appunti che ho preso durante un anno all'università al compagno di banco che attualmente ha problemi a passare l'esame. Questo è poter apprendere come aiutarsi a vicenda, a battere le barriere che attualmente stiamo migliorando a fare. Questo è l'Erasmus. Un periodo come quello che stiamo vivendo adesso, secondo me, è la parte migliore per riuscire a capire quanto si può essere vicini tutti insieme, in realtà è quando siamo simili, a un livello di base. Quando possiamo prendere uno dall'altro. Quindi il mio consiglio è questo, provateci. Male che vada, avete fatto un periodo, avete fatto un'esperienza, vi vivete quotidianamente quello che è la vita, la cultura, i sogni, gli odori, i sapori, tutto è diverso quando sei fuori. E tutto lo vivete un po' diverso perché voi siete diversi in quel preciso momento in cui partite. Poi una volta tornate potete darci una mano, o anche adesso potete viversi un po' di Erasmus all'Aquila, contattateci che non vediamo l'ora, ci dà una mano quotidianamente, noi stiamo con gli Erasmus ogni giorno facendo attività, tandem, viaggi, facendo riscoprire la zona, quindi un po' diverso da questo punto di vista, vi regaliamo quello che è, anche per voi che siete fuori sede probabilmente, la cultura aquilana, la cultura abruzzese, l'idea della città, agli Erasmus che stanno arrivando in questa zona. Dateci una mano, è una maniera per iniziare a apprendere un pochino come stare con le altre culture, per iniziare a prendere un po' di lingua, un po' di velocità. Io cerco di fare tirare acqua al nostro mulino, come vedi. Stai facendo recruiting. Contemporanea. Credo vada, Attilio, credo vada precisato, correggimi se sbaglio, che potete aggregare anche non studenti Erasmus, cioè non è necessario aver fatto questa esperienza per poter... Non è necessario aver fatto l'esperienza, anzi è un incipit, secondo me è una buona base, è bellissimo che potete già unirvi, vedere un pochino come va, conoscere già gli Erasmus qua presenti, che male che vada, può essere già un contatto per la città dove state andando. Ma dove sta la sede dell'SN? La sede dell'SN sta allo spazio dove Praxis. Siete voi? Spazio Praxis in centro, qua. Dietro piazza Chiarino, sì. Sì, zona piazza Chiarino. Ma è meglio contattare su Instagram, però. Ma ci trovate su Instagram, come Pilasco, poi vi lasciamo i contatti con calma, tanto c'è tempo. Sì, diteci. Possiamo vedere già qualche contatto. Cioè, SN vi aiuterà, e la Dinarco già lo sa, ma ve lo spiegheremo in questa maniera. Nel caso che partirete, abbiamo progetti e bandi che vi aiutano non solo con borse di studio, anche fatte da noi magari, e ok, una piccola sovvenzione che potrebbe esserci, ma anche con contatti già nelle università, se ci sono sedi di SN in quelle università, o ex Erasmus sono stati, per praticità. Magari io non vi sono utile perché probabilmente hanno cambiato tutto il piano della città in cui sono stato in Erasmus, ormai in Italia, hanno cambiato anche 40 aggiunte, però... Abbiamo studenti che sono stati 1-2 anni fa che sicuramente possono aiutarvi e darvi una mano. Il mio consiglio comunque è questo, buttatevi. Tanto a perdere non perdete niente. È un'occasione, vale la pena farla e vale la pena quotidianamente, secondo me, pensare che conoscere qualcun altro, sfidare me stesso a conoscere qualcun altro è un arricchimento per me stesso. E questo poi è importante. Questo è il consiglio che vi posso dare, penso che stiano tutte le testimonianze che abbiamo qui tra professori, ex studenti, ma anche chi semplicemente spinge gli altri a farlo, è la dimostrazione palese di quanto effettivamente valga la pena. Se abbiamo fatto questa strada, siamo qui oggi perché ci interessa che anche voi possiate vivere la stessa esperienza. Questo. Grazie Attilio. Quindi
sintesi, per quanto riguarda voi studenti outgoing, allora gli incoming sono già assistiti da SN L'Aquila. Per quanto riguarda gli outgoing, Attilio ha sintetizzato quello che può l'associazione fare, cioè aiutarvi, darvi delle informazioni, darvi dei contatti e quant'altro. E se qualcuno fosse interessato ad entrare nel loro staff, può contattarli e si tratta appunto poi di dare una mano agli studenti, approfondimento linguistico, insomma ci sono dei benefici comuni. È volontariato, cioè, si fa formazione per tutti, anche se non sapete farlo, non avete idea di cosa possiate fare, veniamo, ci troviamo, veniamo incontro, tanto è il vostro tempo, cerchiamo di sfruttare al meglio quello che potete darci. Ok, grazie mille per il vostro apporto, adesso forse volete voi, professori di grafica? Allora io approfitto, gli ultimi che sono andati, io approfitto perché non l'ho fatto prima, per ringraziare tutte le componenti che sono qui presenti, dal direttore, la professoressa Drudi, a Filasi, i docenti e voi studenti che ci state così state ad ascoltare, Paolo, la componente amministrativa, nello specifico Nadia e Annarita, insomma voglio ringraziare tutti, ecco. Adesso ci sono i tre docenti di grafica. La triade. Le tre grazie. Passaloni, che sono reduci da un'esperienza di mobilità fatta a Valencia, che non è stata una semplice esperienza di mobilità, perché loro hanno proposto e stanno portando avanti un progetto interessantissimo che vi spiegheranno. Allora, ciao a tutti. Bello vedere comunque questa stanza, quest'aula è bella piena. E allora sì, noi siamo stati di recente, era metà novembre che siamo partiti per Valencia, esattamente siamo andati alla facoltà di belle arti presso il Politecnico Universitario, e come dire, il tutto è partito inizialmente da una mia curiosità, nel senso io mi sono trasferito qui dall'Accademia di Brera. A Brera, appena prima del Covid, ero riuscito a fare con l'ufficio Unite dell'Erasmus un'esperienza in Spagna. Appena tornato qui mi sono subito attivato per poter riproporre una cosa del genere. Due esperienze totalmente diverse, mentre nel primo era soltanto un incontro, una lezione che è finita lì a Teruel, vicino a Saragozza. A Valencia invece abbiamo voluto sviluppare, okay, un progetto più strutturato da questo punto di vista, anche perché c'è uno storico dietro. Nel 2007, se non mi sbaglio, c'è stata già una prima contatto e collaborazione tra le due istituzioni, e quindi essendo passati quasi 20 anni, quindi ci interessava riagganciare un po' i fili di quel discorso che per vari motivi si era interrotto. E, dicevo, la curiosità, perché vabbè, chi mi conosce sa, io insegno stampa d'arte e serigrafia per l'esattezza, quindi sono molto curioso di vedere che tipo di realtà e che tipo di tecniche o comunque di forme espressive legate alla serigrafia c'è in giro per l'Europa, per cui personalmente, come dire, l'interesse è quello anche di muoversi anche oltre la Spagna. Però è fighissimo, nel senso, cioè, io da studente non ho mai fatto l'Erasmus e me ne pento, d'accordo? Perché è proprio un'esperienza di vita, è un'esperienza che va fatta e vi consiglio di farla, costi quel che costi. Come docente il discorso è diverso, il discorso che stiamo portando avanti è quello di creare legami, creare contatti, vedere, confrontarci con altre istituzioni per capire loro come sono strutturati, noi come possiamo magari migliorarci. Esattamente, da questo punto di vista, come dire, noi non specifico. Perché il confronto è crescita, questa è una cosa importantissima a tutti i livelli, a livello di docenti, a livello di studenti, confrontarsi con quanto rappresenti l'essere diverso è crescita comunque. Sì, assolutamente, perché poi, come dire, ti metti in gioco, vedi determinate cose e quindi inizi a pensare. Cioè, quando ci hanno mostrato il dipartimento di grafica,
a parte che abbiamo, sì, a parte che per un'ora siamo stati tutti e tre in silenzio, sì, muti, però come dire, abbiamo iniziato poi a parlare tra di noi e a immaginarci le cose, a immaginarci il possibile sviluppo che qui potremmo realizzare. Sono due spazi totalmente diversi, sono due città totalmente diverse, sono due governi totalmente diversi, d'accordo? Per cui le diversità sono sostanziali. Però noi abbiamo visto che con un ragionamento, okay, con un pensiero che si sviluppa nel corso del tempo, loro si sono attrezzati tecnicamente in modo stupefacente. È bellissimo, però anche quello che ho pensato è che sì, però avere noi tutto quel materiale non ci servirebbe in realtà, perché già con quello che abbiamo e lasciandogli come dire, libri e lasciandogli edizioni d'arte realizzate qui in questa accademia, loro sono rimasti molto colpiti dalla qualità degli elaborati che gli abbiamo proposto. E quindi già quello, come dire, parla in primis. Okay? E poi, come dire, questo confronto che abbiamo avuto poi con i colleghi spagnoli, perché poi noi siamo atterrati a Valencia il 13 di novembre e fino al 17, meno male, con loro ci siamo visti tutti i giorni. E quindi, come dire, ci trovavamo, eravamo invitati a incontrarci la sera prima, ci siamo incontrati due giorni consecutivi in facoltà, ci hanno portato in giro, vi hanno detto un giro turistico e quant'altro, insomma, ma anche poi in giro per la città ci siamo incontrati. Quindi, come dire, anche questo confronto alla fine non sono alieni, non sono persone come noi, sono cacciaroni come noi, d'accordo, e sono curiosi come noi. Soprattutto, altra cosa che mi ha colpito, ci ha colpito, è che hanno il nostro stesso punto di vista per la grafica. E quindi l'impressione molto positiva è stata quella di parlare con dei nostri alter ego. Perché, cioè, loro, con tutti i macchinari che hanno, stanno sviluppando un concetto di grafica che noi stiamo cercando di portare avanti qui, nel nostro piccolo. Quindi c'è sintonia. Ma sintonia. Volevo chiedere una cosa a voi, visto che questa giornata è dedicata non esclusivamente ma prevalentemente agli studenti, in che misura questo progetto può coinvolgere, allora, anche gli studenti? Noi adesso, loro verranno da noi a trovarci verosimilmente a metà aprile. Dopo il venerdì abbiamo un incontro con i colleghi spagnoli per definire alcune date, momenti, roba di questo genere. Però noi abbiamo, come dire, il professor Bellucci, durante i giorni in cui eravamo lì, gli ha proposto innanzitutto, come dire, di partecipare a un'edizione di un libro d'artista, come primo step. Il secondo step che vorremmo si potesse concretizzare è quello di magari tornare l'anno prossimo con degli studenti da qui per un progetto Erasmus di circa 2 mesi. Quello che ci siamo immaginati e che dobbiamo un attimino comunque vedere la fattibilità, ok, sotto diversi punti di vista, è quello di accompagnare alcuni studenti nostri, magari quelli del terzo o del biennio, perché accompagnarli lì e anziché come dire, organizzare un Erasmus vero e proprio, quindi seguire dei corsi per ottenere poi un esame, sostenere un esame finale, essere seguiti lì da un docente su un progetto personale che potrebbe essere un progetto di tesi, sostanzialmente, che verrebbe preparato o integrato lì sul territorio e che poi potrebbe essere benissimo discusso qua con noi. Quindi questa era un po' la cosa che ci siamo immaginati. E poi voglio precisare questo, l'esperienza Erasmus in un curriculum ha molto peso, viene molto ben considerata. Quindi voglio dire questa cosa, che questo vostro intento di aprire questa vostra esperienza agli studenti è molto molto positiva, e per l'arricchimento e la ricaduta che la vostra esperienza potrà avere sugli studenti stessi, ma anche sulla vostra didattica, assolutamente. E per quanto riguarda l'acquisizione delle loro competenze, il fatto che possano spendere
l'esperienza del loro curriculum. Poi approfitto per dire, scusate, ma queste cose per me costituiscono spunto poi per dare delle informazioni, che l'esperienza Erasmus viene sempre, anche quella per tirocinio, riportata nel diploma supplement. Non so quanti di voi sappiano cos'è il diploma supplement. Il diploma supplement è un documento, letteralmente tradotto supplemento al diploma, che viene rilasciato in lingua italiana e in lingua anche inglese e che riporta tutte le vostre esperienze, oltre quelle didattiche, anche le esperienze ulteriori. Quindi l'esperienza Erasmus viene riportata, il diploma supplement può essere utilizzato come una sorta di curriculum che lo studente eventualmente volesse inviare all'estero, in una ditta, ad una ditta, ad un'azienda, dovunque volesse o fosse interessato a far conoscere le proprie competenze. Infatti vorrei aggiungere che sia io sia i colleghi abbiamo già parlato con gli studenti all'interno, no, dei nostri laboratori, delle nostre ore di lezione, e abbiamo insomma invitato tutti a cercare di fare questa esperienza e abbiamo visto, insomma, abbiamo registrato anche qualche piccola resistenza, perché gli studenti, ovviamente tutti voi, diciamo, fate considerazioni di tipo temporale, nel senso devo finire, devo laurearmi, devo, e quindi è come se il progetto Erasmus, no, oppure sbaragliasse questi progetti, questi programmi. Invece noi invitiamo a fare questa cosa proprio alla luce di quello che ha appena detto, ecco, il professor Tumulillo, proprio perché potrebbe essere un'esperienza, un confronto che già c'è stato tra noi, tra i docenti, per poi riportare, ecco, questi studi fatti all'esterno e soprattutto a Valencia, perché noi abbiamo provato comunque grande ospitalità e quindi anche contatti a cui potremmo mandare già gli studenti, per finalizzare i progetti di tesi, che potrebbero essere progetti interessanti, perché progetti di confronto anche sulla visione della grafica, e quindi analizzare anche alcuni aspetti in maniera approfondita. Quindi potrebbe essere da parte vostra un'esperienza molto, molto positiva, di approfondimento proprio di studio sulle cose che abbiamo già visto noi, cioè sugli elementi che ci accomunano e sugli elementi che invece ci differenziano. Quindi va anche detto che la Politecnica di Valencia è una veramente istituzione di grosso prestigio per gli studenti di grafica, è una grossissima opportunità. Noi siamo stati fortunati ad aver avuto la possibilità di chiudere un accordo bilaterale con la Politecnica di Valencia. Poi, da quello che anche voi riferite, ha dei laboratori molto apprezzati. La facoltà di belle arti più grande di Spagna, praticamente. Sì. Soprattutto, però si vede che c'è un lavoro che durerà da decenni, quindi non è una cosa improvvisata. E comunque mi voglio soffermare su un fatto, che comunque l'esperienza Erasmus, seppur individuale, resta sempre comunque un'esperienza comunitaria, perché volendo o nolendo, cioè comunque si riportano quelle esperienze e si fa il confronto, che poi se è condiviso è sicuramente l'aspetto più importante di tutto questo. Quindi anche se può apparire un'attività molto individuale, in realtà rimane comunque sia un'attività collettiva dal punto di vista accademico, proprio della comunità dell'Accademia. Quindi arricchisce anche chi si avvicina in qualche modo, perché comunque dà la possibilità di analizzare proprio, parliamo questo, proprio vedere le differenze pro e contro e stimolare comunque sia il pensiero. Questa è una riflessione che apre una considerazione molto interessante, perché quando seguiamo i corsi di aggiornamento, i seminari che organizza l'Agenzia Nazionale su delega della Commissione Europea, calcano molto la mano sulla disseminazione dei risultati, la chiamano così, mi pare ne stavamo parlando ultimamente di questa cosa. Cosa significa disseminazione dei risultati? Quello che si chiede molto è che gli effetti, i benefici dell'esperienza Erasmus vengano disseminati, cioè vengano in qualche modo trasmessi agli altri. E questa è una cosa che voi state facendo anche oggi, effettivamente la state facendo, ma riportando le vostre esperienze agli studenti e anche ai colleghi questa cosa viene fatta. E questa è una cosa sulla quale dobbiamo continuare a lavorare, forse anche di più, forse anche meglio, perché è uno dei desiderata più pesanti, più importanti della Commissione Europea.
noi abbiamo dei materiali che abbiamo raccolto, stiamo organizzando, quindi appunto li vorremmo mettere già su Siderasmus proprio come esperienza. Assolutamente sì. Tipi poster, le cose, sì. I testi che abbiamo fatto li possiamo proprio strutturare come piccolo articolo, comunque, come piccolo report pubblico. Quello che stiamo facendo oggi è fondamentalmente un'enorme disseminazione dei risultati, perché è un riportare le esperienze di tutti, dagli ex studenti di Aquilasmus, le vostre, adesso chiederemo anche se le ragazze ospiti vorranno riportare la loro esperienza, trasmetterla agli altri, è una disseminazione dei risultati, cioè un modo di far comprendere quanto questa esperienza possa essere arricchente, quanto possa essere positiva per ciascuno. D'altro punto poi loro quando verranno a trovarci a metà aprile sostanzialmente terranno delle tre lezioni, come noi le abbiamo tenute da loro, e qui da noi, sulla grafica spagnola e sull'editoria d'arte spagnola, insomma, per cui vuol dire anche questa cosa qui, siamo due nazioni cugine in realtà, però con una storia, ok, abbastanza particolare. E quindi è anche interessante questo scambio sostanzialmente, e quindi quando sarà il momento che avremo le date certe, comunque obbligherò i miei studenti a essere tutti presenti previo bocciatura, perché lo sapete come funziona, cioè, capito? Massima democrazia, esattamente, io Castello, esattamente, mio Castello, mie le regole, e, però come dire, invito poi tutti gli iscritti, insomma, perché anche lì possono venire fuori informazioni delle più svariate sostanzialmente, quindi essere servire, non servire, però è sempre un momento di confronto e scambio e quindi di crescita da questo punto di vista. Io credo che voi siate disponibili a dare informazioni agli studenti che volessero averne, anche non necessariamente previo di grado. Pagamento. Previo pagamento. Preciso pensione. Però assolutamente sì, assolutamente sì. Diventate un punto di riferimento per la Politecnica di Valencia. Tu già lo sai, ma il nostro interesse è quello di comunque prendere ulteriori contatti anche con altre realtà, ok? Magari sia spagnole che di altri paesi esteri, perché il discorso della grafica è un discorso molto interessante a livello europeo, perché esistono proprio dei centri che si sono dedicati a questo argomento, e quindi anche lì poter conoscerli, poter farci conoscere e quindi dirgli ok, esistiamo anche noi, ci siamo, l'Aquila c'è, ok, stiamo lavorando in un determinato modo, come dire, molto stimolante. È un grosso risultato. Io a questo non so quanti docenti siano presenti, ma lancio un'esortazione ai docenti a proporsi, a partire, a candidarsi, perché ultimamente c'è un anche lì, un secondo deficit me, di secondo docenti. Me la cosa che i colleghi come dire, potrebbero fare è un po' il pensiero che stiamo facendo noi ci stiamo muovendo, parte dalla curiosità verso la serigrafia, sì, nel mio caso, però se ognuno rispetto al proprio indirizzo, rispetto alla propria passione, iniziasse a cercare nelle realtà europee qualcosa che è legato al proprio interesse, allora lì si genera, come dire, una cosa un po' più nello specifico, sì, da questo sì. Punto di vista. Si può fare, si possono arginare anche, come dire, i limiti linguistici con vari sistemi, esatto. Anche perché cioè, poi, cioè coinvolgendo sempre degli studenti che possano fare da tramite, da traduttore, cioè il sistema si trova, l'importante è che si abbia volontà di mettersi in gioco in una dimensione. Anche perché, come dire, se andiamo poi a verificare di persona, comunque a conoscere delle realtà specifiche, vuol dire nel momento in cui ritorniamo possiamo anche dare delle indicazioni, ok, agli studenti rispetto alla propria passione e quindi poterli indirizzare, ok, verso un paese, verso una città oppure verso un'altra, insomma, secondo me anche questo può, come dire, aiutare in realtà. Assolutamente, questo è verissimo. Per esempio, quando noi siamo stati l'altro anno a Siviglia, abbiamo visto che alla Scuola d'Arte che hanno un laboratorio di fotografia fantastico, hanno una scuola di fotografia, appunto, anche se gli spagnoli investono molto e hanno, diciamo, attrezzature
per molti più studenti rispetto a quello che abbiamo noi, quindi per dire, io che insegno storia della fotografia potrei consigliare a qualche mio studente che vuole partire Siviglia come sede, come destinazione in Spagna, perché so attraverso la mia esperienza posso appunto testimoniare il fatto che lì l'attrezzatura, lo sviluppo della scuola, gli interessi sono appunto importanti. Quindi... Infatti anche sono nate idee anche tra noi per dire, anche dall'esempio che abbiamo preso anche lì, per dire che loro lì ci hanno mostrato, hanno un fondo del libro d'artista che anche lì siamo rimasti ammutoliti prima, durante e dopo, perché ovviamente per le cose che ci hanno mostrato, e quindi per dire è nata anche l'idea che si potrebbe realizzare un fondo del libro d'artista anche qui all'Aquila, anche perché per dire una delle nostre proposte di lezione era sulle realtà presenti delle case editrici cosiddette private press, cioè che realizzano libri fatti a mano, e si potrebbero invitare questi editori, ne esistono molti in Italia, che possono dare tante sfaccettature di come affrontano il libro d'artista, e creare un fondo qui all'Aquila, che potrebbe essere, no? Così come anche un archivio per le stampe grafiche. Assolutamente, assolutamente. Questo sarà uno degli obiettivi dalla tecnica, sia specifici della scuola di grafica, sia di istituto. Tra l'altro erano tutti materiali che, come dire, erano consultabili dagli studenti, nel senso, cioè, l'altro giorno ho girato nella nostra chat un articolo del Manifesto che parla di una mostra che si sta tenendo a Venezia con le opere di Duchamp, e la copertina, la fotografia di copertina di questo articolo è un libro d'artista che loro a Valencia ci hanno mostrato. E quindi, come dire, è in tiratura di Duchamp, 40 teste mi sembra, e loro ne hanno una. Loro ne hanno una, per cui, come dire, ed è tra l'altro consultabile dagli studenti. Questa cosa qua è molto interessante, è veramente una roba che noi fa impazzire. Ecco, diciamo, non c'è dispersione del sapere, della produzione, proprio. Ma c'è un'archiviazione meticolosità nel mettere tutto a sistema, a regime, che quella è stata la nostra invidia, comunque, questa capacità, possibilità, insomma, di ottimizzare. È organizzativa, una visione, sì, è stata costruita nei decenni. Esattamente, è stato un pensiero che si vede, cioè portato avanti nel corso del tempo. Però diciamo che è stato confortante il fatto che, a fronte di quanto loro investano in termini finanziari sui laboratori, sulle organizzazioni, su queste cose, voi in realtà siete riusciti a restituire competenze, sì, cioè noi non abbiamo laboratori analogamente attrezzati, però perché lo Stato italiano non investe, purtroppo questo va detto. Differenza tra i governi. Allora ci sono dei modelli proprio diversi di organizzazione. Però la testa ce l'abbiamo. Sì, l'aspetto confortante è stato c'è anche una tradizione diversa in Spagna, sì. C'è il senso dello Stato, voglio dire. Che no, ce lo sappiamo. No, ma c'è però, voglio dire, c'è stato anche un grande impero, cioè, no, io l'ho toccato con mano andando in Spagna, cioè il senso dello Stato che hanno gli spagnoli, noi ce lo sogniamo proprio, quindi perché tradizionalmente, perché la storia è diversa, perché l'Italia è unita da 150 anni, sì, cioè sì, per sì, carità, adesso io non voglio dire fare la cosa esterofila, no, gli altri sono tutti meglio di noi, però uno deve essere anche consapevole di chi è, della propria identità, e quindi Però da quello potremmo prendere spunto, cioè, perché qualitativamente, certo, come diceva Carlo, cioè, a livello di ricerca non abbiamo, anzi abbiamo è stato l'aspetto confortante, sarà proprio quello che a livello di ricerca non abbiamo problemi. E quello che importa è che voi abbiate presentato competenze all'altezza. Questo è stato confortante, infatti. Tutto questo deriva comunque, almeno per le Accademie di Belle Arti, da una problematica precisa. A parte, voglio dire, i nostri istituti lavorano sull'autonomia, cioè effettivamente lo Stato ha organizzato le Accademie e le Università in maniera autonoma rispetto, e quindi devono trovare loro sostanzialmente le risorse. Ma detto questo, c'è un processo in corso, questo lo devo dire ai ragazzi, molto molto interessante, per cui l'Accademia molto molto lentamente si stanno avvicinando sempre di più ai modelli diciamo universitari. Sono università, nel senso che rilasciano diplomi appunto equiparabili e tutto. Però che cosa c'è?
di, che dobbiamo ancora raggiungere come, come accademia, ci sono i fondi per la ricerca, e sono quelli che determinano la vera differenza. E devo dire, insomma, almeno per la nostra accademia ci stiamo muovendo comunque in autonomia proprio in questa direzione qui, ponendo al centro proprio la ricerca come punto di riferimento. Per questo anticipo anche ai ragazzi, anche chi, ai ragazzi dell'Erasmus appunto che sono qui ospiti, stiamo facendo proprio un piano di acquisto di attrezzature che vanno al di là dei progetti, delle cose che ci sono e poi in qualche modo finiscono, insomma, ecco, un progetto proprio di acquisto di attrezzature che renderà molto probabilmente l'Accademia dell'Aquila, visto insomma le risorse che piano piano stiamo cercando di ottenere, all'avanguardia molto probabilmente dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista proprio del dibattito che c'è anche attualmente su ad esempio l'intelligenza artificiale, come ci muoviamo, cioè noi come artisti, come docenti e voi come studenti vi dovete poi confrontare anche con questo tipo di realtà, tenendo sempre in mano la situazione, ma per tenere in mano la situazione queste problematiche vanno in qualche modo discusse, per cui ecco, l'acquisizione di questi strumenti, di queste attrezzature sarà proprio fondamentale. Ora mi veniva in mente anche un'altra cosa, che Erasmus... Abbiamo monopolizzato la discussione sulla grafica. Anche no, sugli altri corsi, sugli altri, Però volevo dire una cosa, che Erasmus è stato anche motivo di creazione di una sinergia fra docenti e studenti, fra l'attività internazionale e la didattica della grafica, perché lì vedete dei gadget che poi appunto all'uscita potete prendere. Alcuni gadget riportano un progetto grafico, si chiama così Gianluigi, un progetto grafico sviluppato dagli studenti del corso e che noi abbiamo fatto imprimere poi su questi gadget perché si creasse una sinergia anche fra l'attività internazionale lato sensu e le caratteristiche connotative della nostra città. Infatti il tema che avevamo dato e che il professor Bellucci ha recepito è stato quello di come dire, realizzare dei progetti che includessero dei monumenti o comunque degli aspetti connotativi della nostra città. E tre ragazzi, cioè hanno lavorato più ragazzi, abbiamo selezionato diciamo quelli che non i più belli, ma quelli che si prestavano di più forse ad essere riportati sui gadget, e abbiamo inteso anche premiare i ragazzi riportando i loro nomi sui gadget stessi accanto all'immagine. Adesso stavo pensando anche di mandare questi gadget all'Agenzia Nazionale, che è la diciamo ente, chiamiamolo così, che promuove, controlla e organizza tutte le attività Erasmus in Italia, così le facciamo conoscere anche a livello nazionale. E vorremmo continuare a muoverci in questa direzione. Cogliamo l'occasione di fare un nuovo progetto per i nostri gadget Erasmus, di coinvolgere altri studenti, nuovi studenti, tra l'altro sono realizzabili in serigrafia, nel senso all'interno del laboratorio, quindi il prossimo step sarà quello. Fantastico! E quindi parli direttamente. Sì, è una roba che si può fare perché poi praticamente tecnicamente sono semplici perché sono un colore e abbiamo la possibilità di realizzarle anche all'interno stesso. Quindi come dire, un'autoproduzione, si chiude un cerchio, diciamo, insomma, però potrebbe essere appunto a maggior ragione stimolante per i ragazzi, non solo progettarle, ma fisicamente stampare. Ma guarda, devo stampare 100 magliette, vediamo. Saremmo felicissimi. Ma è stato comunque molto bello riuscire a coniugare l'idea dell'internazionalizzazione, quindi di questa cosa molto ampia che ingloba l'Europa ma anche oltre,
con le caratteristiche connotative della nostra città. È stato un bel coniugio, insomma. E comunque voi vi abbiamo precettati adesso, ma ovviamente il progetto e l'idea può essere estesa a tutti gli altri docenti, a tutti gli altri corsi, che so, decorazione, fotografia, cioè se qualche docente si sentisse di voler partecipare ad un'idea del genere, noi siamo apertissimi, anzi saremmo contenti, e fermo restando che poi ovviamente il fulcro di tutto diventano gli studenti, perché a noi interessa promuovere le attività degli studenti, le iniziative degli studenti fondamentalmente. Tra l'altro secondo me potrebbe anche essere che se lo studente stesso magari ci possa anche dare delle informazioni, no? Perché magari personalmente la persona può curiosare, ok, dove vado a fare Erasmus, ok, quindi questo genere. Quindi può magari trovare qualcosa di interessante, che in realtà è interessante per il corso, per la scuola, ma, non so come dire. Quindi molte volte per le locandine pubblicitarie dell'Erasmus Day abbiamo utilizzato del lavoro degli studenti. Per esempio, gli studenti che sono andati all'estero ci hanno mandato a volte delle bellissime fotografie scattate nei luoghi che hanno visitato, e noi li abbiamo utilizzati sempre mettendo il nome di fianco per le locandine Erasmus. Quindi sì, anche da voi possono arrivare degli input, degli stimoli, delle proposte. Noi siamo molto recettivi, siamo molto aperti per quanto riguarda tutto ciò che promana dagli studenti. Poi abbiamo adesso le studentesse in coming. Do you understand what I'm saying? Grazie. Grazie. Do you want to report something about your home institution? Yes. Okay. Please come. Briefly, you can speak about your institution and explain to the other students. Okay. Main aspects. I have to speak in English because I have still poco italiano, unfortunately, but I am improving my Italian. You can use some words in Italian if you know, okay? Okay. So you can make a mix between Italian and English. Okay. Ciao, mi chiamo Ipe Kansu Ortakol, da Istanbul, Turkey. I'm coming from Yeditepe University, Plastic Arts and Painting Department. I came here for Erasmus and chose Italy because Italy has an important place in art history. And I feel so lucky to be here because you have very nice professors and very nice workplaces. And also I'm so inspired by the nature of amazing nature of La Quella. I want to say something about my home university. We have a very nice campus area with very nice big workspaces, and you can identify a different culture and like me here, and it will inspire you to make different artworks, and I believe that I can learn different techniques from different professors. Every piece gain you something, create more creative in artworks. So thank you for everything. I'm so happy to be here, and I invite you to my home university. Oh, thank you. Okay, mi chiamo Eva, io sono slovena, a Ljubljana, and I will speak in English too, because my Italian non molto bene. As I've said, I study in Ljubljana, but I study art education, not at the academy, but the Faculty of Education. I decided to go on Erasmus because I, to be honest, was a bit bored of Ljubljana and the way we
our faculty works, and I really wanted something different, and I'm very happy that I decided for that, because I'm very satisfied with the academy here. You don't know how lucky you are. I'm really happy. I mean, of course, there are like pluses and minuses like everywhere in life. But yeah, about our university, Andrea, aiutami. I mean, we, as I've said, I study at the Faculty of Education, but we also have a Faculty of Fine Arts and Design. So this one is probably more for you. There is like a sculpture department, painting department, graphic design department, and restoration department. And it's even restoration. Yeah, yeah. They also have sculpture. Yeah. I mean, Ljubljana, I would describe it as a really nice city. It's like tiny, but it's so full, I think. And for the Erasmus students, I know they have designated dorms, so I think that shouldn't be like too big of a problem. And everyone speaks English there, so it's... I think it's not an obstacle too. And yeah, I would really recommend you to go at least, to try at least for one semester, because I think it's a experience for a lifetime. Not a lot of people can say that they were like studying abroad, so I encourage you to do that. It's very fun. Yeah, that's it. Thank you so much. Naturalmente, se foste interessati a recarvi in una di queste università, potreste chiedere i loro contatti, vi farebbero un po' da studentesse mentori. Sì, un'ottima. They can have your email address, should they be interested in coming in your home university. Yes. Okay. And about you? No? You want to say something? No. And you? No. Sono particolarmente timide. No. Ok. Ok. Allora, c'è qualche domanda, se vogliono fare domande. Sì, volete fare delle domande, volete avere qualche informazione sommaria sulle azioni Erasmus? Come volete che venga gestita? Abbiamo un'oretta di tempo ancora. Io ho due cose. Due cose vorrei chiedere per quattro. Sì. Prima lei un attimino calzato, prego. No, una domanda tecnica. Volevo sapere se come funziona il piano di studi, se rimane uguale, se per esempio io vado in, cioè nel senso, se io faccio fumetto illustrazioni che ho un certo piano di studi, se vado in Erasmus posso scegliere delle materie oppure rimane uguale il piano di studi? Allora, non può rimanere, spieghiamo che cosa si intende per rimanere uguale. Voi qui in Italia avete un piano di studi, che è un piano di studi di un certo tipo. Ovviamente quando andate all'estero dovete imbastire un piano di studi scegliendo però le discipline che si impartiscono in quell'istituto, che siano simili, non è necessario che siano uguali, purché siano simili. Quindi si prepara un documento che si chiama Learning Agreement, sostanzialmente un piano degli studi in italiano, dove si vanno a collocare quelle discipline che si scelgono lì, e si mettono i corrispondenti corsi che si vogliono far riconoscere in Italia. Allora, cosa succede? Che il corso A, per esempio, che si sceglie alla Politecnica di Valencia, viene considerato corrispondente al corso B che si impartisce in Italia. Va bene? Però perché intervenga il riconoscimento è necessario che lo studente consegua i crediti, cioè deve seguire il corso, deve ottenere i crediti esattamente come qui, e deve sostenere l'esame. Se sostiene l'esame, noi riconosciamo il corso come se fosse sostenuto qui, quindi attribuiamo i crediti e riconosciamo il voto mediante una tabella di conversione, perché all'estero non c'è il sistema in trentesimi quasi da nessuna parte come qui, c'è un sistema in decimi, c'è un sistema in ventesimi, la Spagna addirittura a volte
riporta solo dei giudizi e con una tabella di conversione li convertiamo. Se lo studente invece non sostiene l'esame all'estero ma riporta solo i crediti, riconosciamo i crediti, però questo cosa significa? Che poi lo studente deve andare a parlare con il docente di riferimento, immaginiamo fotografia, dire lì ho conseguito 6 crediti, quindi occorrono 8, che parte di programma mi sconta, professore? Il professore sconterà una parte di programma pari a 6 crediti, le assegnerà il residuo di 2 crediti e farà l'esame qui. Okay. Però non ci deve essere una perfetta corrispondenza, perché poi Erasmus consente di fare dei riconoscimenti a pacchetto. A pacchetto cosa significa? Che se lo studente all'estero sceglie il corso A, che pesa 6 crediti, e lo vuole far valere qui per un corso B che vale 8 crediti, i 2 crediti mancanti li andiamo a pescare da un altro esame. Questo significa pacchetto, cioè non ci deve essere una pedissequa corrispondenza tra il numero dei crediti di un corso nell'accademia ospitante e il numero dei crediti di un corso nell'accademia qui. Sempre in quella università, chiaramente, sì, i crediti si sì. E ci deve essere una certa attinenza, cioè se uno qui fa fotografia non può andare lì a farsi restauro, per esempio, cioè ci deve essere sempre un'attinenza. Però comunque i corsi li dobbiamo scrivere, cioè dobbiamo... Sì, poi prepara tutto, in quello vi aiutiamo noi, Sì, c'è diciamo che tu devi scegliere la sede, perché è una sede dove insegnano delle materie che sono affini a quello che stai facendo qua, come diceva la dottoressa Di Marco. Sì, sì. Cioè se fai fotografia vai in una università, politecnica o accademia in cui si insegna fotografia, no? Dopodiché tu fai la tua scelta degli esami, vieni e facciamo insieme, aggiustiamo a seconda dei crediti, eccetera, è una cosa che si risolve insieme. Quindi magari ti possiamo dire no, questo non va bene, metti quest'altro, vediamo cosa c'è. Però è chiaro che il primo input, cioè la base, la devi dar tu, cioè devi scegliere dove andare e che tipo di indirizzo e quali esami ti sembrano opportuni perché sono in sintonia con quello che fai qui. Poi l'aggiustamento lo facciamo insieme, però la prima cosa deve partire da te. Questo è un lavoro particolarmente sinergico, nel senso che coinvolge lo studente che deve dirci da quale piano di studio parte, ed in questo lo aiuta la segreteria didattica, cioè se voi non avete contezza esatta delle discipline che avete nel piano di studio, che vi sono rimaste, perché ovviamente dovete fare discipline del piano di studi meno quelle che avete già sostenuto. Quindi vedete quelle che vi rimangono da sostenere, in questo vi aiuta la segreteria didattica, poi venite da noi e imbastiamo il piano degli studi. La professoressa Drudi segue particolarmente la parte dei contenuti, perché il contenuto dei corsi, io sono un'amministrativa, lo conosco poco e niente, su questo sovviene lei, magari consulta i colleghi docenti per capire questo corso lo puoi riconoscere, non lo puoi riconoscere. Io vi assisto nella parte amministrativa con l'ausilio in questo caso per esempio di Anna Rita, che ci aiuta per la parte informatizzata, perché i piani di studio adesso vengono fatti telematicamente, e quindi a livello di staff, a livello di ufficio predisponiamo il tutto. Poi questo piano di studi deve essere firmato da voi studenti, dalla professoressa Drudi come componente dell'istituto, e deve essere approvato ovviamente dall'istituto di destinazione. Okay. Tu volevi chiedere? Io volevo chiedere due cose. La prima, i costi. Allora, i costi si intende la borsa? Come allora, incomincio anche a parlare... L'aspetto economico, diciamo, come gestire l'aspetto economico. Allora, incomincio a sciorinare pure un po' di carte, che queste sono il mio pane quotidiano. Abbiamo predisposto una serie di appunti, questi sono appunti che io avevo preso per me, ma che possono essere utili, e su questa, diciamo, su questi appunti sono riportate tutte le istituzioni con cui siamo gemellati,
con i corsi che prevalentemente si impartiscono in quell'istituto, quindi se qualcuno li volesse prendere ci sono tutte le sedi con i corsi principali e poi si va a guardare il sito, questo anche per rispondere alla ragazza. Ci vuole ragazze, prendetevi sono queste. Qui. Ah, sono tali. Così potete... Prendeteli per quello che sono, cioè degli appunti, poi ovviamente... Capito bene, cioè appunti significa che non è che troverete che ci sono solo questi, ci sono insomma anche altri... Se non bastano li facciamo ristampare, adesso li vado a ristampare. Vedo che ci stanno mobilitando. No ragazzi, scusate, non è terminato. Scusate un attimo, che prima terminiamo e poi appunto sì. Poi scendiamo. Adesso li faccio ristampare se ne avete bisogno. Va bene. E li ristampiamo e li portiamo casomai giù. Li riportiamo casomai giù. Sì. No, quello dei corsi, l'altro si accende il mio computer, l'ultima mail che quello mi ha mandato a Narita, okay. E o se no, prendiamo uno e facciamo fare le fotocopie, forse è più semplice. No, semplice. Ok. Poi ne abbiamo degli altri dove c'è l'elenco aggiornato delle istituzioni partner, perché sui bandi per un refuso non è uscito l'elenco aggiornato e anche questo lo metto a vostra disposizione. Sì, forse anche di questi ci occorreranno. Poi per quanto riguarda invece i contributi, per rispondere a lei, devo dire che faccio una premessa. Allora, quelli generici, no? Il souvenir, il cibo in più, tipo, certo, non il caffè, certo. Questo. Allora, devo fare però una premessa. Noi abbiamo lanciato da qualche giorno la nuova call per il 2024. Questa call consente di candidarsi dal 24-25 con dei finanziamenti che devono ancora essere approvati. Però vi potete candidare anche con riferimento alle call precedenti che sono aperte e per cui abbiamo già i soldi disponibili. Ora io faccio riferimento per darvi le tariffe alla call 2023 perché quella 24 deve essere ancora proposta. Per quanto riguarda la mobilità per studio, è divisa per gruppi. Questa la trovate sul sito, è stata pubblicata sul sito. Sì. Dove ci sono i bandi, comunque ve la sintetizzo, ci sono i paesi del gruppo 1 considerati al più alto costo della vita, che include i paesi solitamente non richiesti, prevede 350 euro al mese. Per i paesi del gruppo 2 con costo della vita medio, che include Francia, Germania, la Spagna, la Grecia, quelli che solitamente sono più richiesti, la borsa mensile è di 300 euro. E poi per i paesi del gruppo 3, costo della vita più basso, Croazia, Estonia, Lettonia, Turchia, sono 250 euro al mese. Però a questi aggiungiamo, il direttore mi conforta che per l'anno prossimo ci sarà ancora il contributo dell'Accademia, aggiungiamo come Accademia 250 euro al mese, quindi diventano 350 più 250. Oltre a questo c'è il viaggio e tutto quanto. No, questo per loro è onnicomprensivo, per i docenti è differenziata. Quindi sono, ad esempio, se si va in Spagna, 300 più 250, 550 euro al mese. Inoltre, se posso aggiungere una cosa, anche l'Erasmus Student Network Italy effettivamente offre anch'essa una borsa di studio, si deve passare tipo un paio di prove, ma... Cioè anche questa possibilità. Quanto dovrei pagare in tutto? Questo dipende, questo non lo possiamo dire, dipende da dove si va, dipende, ovviamente questo è inclusivo di tutto, è inclusivo delle spese di alloggio, il cibo, è una borsa, quindi non è un rimborso spese, viene dato tot al mese e poi lo studente se lo deve gestire. Ma non sono soldi che diamo noi? Personalmente, sono soldi che diamo noi. Noi li diamo a voi. Diamo noi a voi. Diamo, cioè, noi diamo li diamo l'Europa da.